Una marcia solidale in favore dei migranti lunga 70 giorni, 25 chilometri al giorno, con i partecipanti che si daranno il cambio e con eventi nelle città alla fine di ogni tappa. L'arrivo a destinazione dopo 60 tappe è previsto per il prossimo 7 luglio a Calais ed il giorno successivo a Londra. È una passeggiata contro l'oblio, dice questa attivista, perché sento che non ne parliamo molto. Quindi attraversando le città si incontreranno molte persone e forse sarà possibile rimuovere pregiudizi. Gli stranieri hanno iniziato molto tempo fa, ma noi cittadini inizieremo a camminare per loro, con loro. L'obiettivo è quello di dire come possiamo aiutare le persone che soffrono oggi, sia che si tratti di uomini, donne o bambini. Così costruiamo ponti e non muri. Attraversare il confine è davvero impossibile, afferma questo migrante sudanese. Quando ci provo, la polizia mi cattura e mi riporta indietro. La marcia è organizzata dall'Associazione Transalpina L'Auberge des Migrants, che confida in una sensibilizzazione dell'opinione pubblica.